Con l'uscita di Pro Tools 2023.9, la Avid ha introdotto una serie di novità, tra le quali Pro Tools Sketch. In questo video vediamo come funziona. Pro Tools Sketch introduce un nuovo modo di lavorare in Pro Tools, basato su clip e loop, e non vincolato alla timeline della sessione. Questo approccio è la base della produzione di musica elettronica ed è molto utilizzato in software come Ableton Live. Fino a questo momento era necessario iniziare la produzione in Ableton Live per continuare il mix poi in Pro Tools. Grazie a Pro Tools Sketch possiamo lavorare totalmente nel software di casa Avid. Un'altra novità è che Sketch è disponibile anche come app gratuita per iPad, ma la Avid ha già annunciato che sarà presto disponibile su iPhone e altri dispositivi mobili. Vediamo come usare Pro Tools Sketch. Avviamo Pro Tools e selezioniamo Sketch dalla dashboard. Inseriamo un nome per il nuovo sketch e scegliamo dove salvarlo. Clicchiamo dunque su Create. Possiamo poi salvare, chiudere e riaprire uno sketch così come si fa con le sessioni. Nella finestra di Sketch troviamo una toolbar con alcune opzioni. Undo e Redo per annullare un'operazione o recuperarla. Il counter, che mostra lo scorrere del tempo in bars and beats e permette di scegliere il punto d'inizio della riproduzione. I controlli di transport per play e stop. Le impostazioni di BPM e metrica dello sketch. Da qui possiamo impostare il BPM tenendo il tempo in quarti sul tasto Tap. Subito sotto troviamo l'arrangiamento dello sketch. Più in basso troviamo un'area chiamata Clip Launcher. Qui si svolge il grosso del lavoro. In questa sezione vediamo le tracce disposte orizzontalmente una accanto all'altra e le scene disposte verticalmente una sull'altra. Si forma così una griglia, dove possiamo importare o registrare clip audio e MIDI. Alla fine della finestra troviamo quattro tab per modificare il contenuto delle tracce. La particolarità di Pro Tools Sketch è il workflow clip based. Al posto della classica timeline delle sessioni di Pro Tools, la riproduzione è gestita dalle singole clip. Le clip possono essere riprodotte una singola volta o mandate in loop. In una traccia può essere riprodotta una sola clip alla volta. Se clicchiamo play su una seconda clip, la prima viene automaticamente interrotta. Dal play di una scena possiamo avviare la riproduzione di tutte le clip in quella riga. Possiamo vedere ogni scena come una sezione della canzone, ad esempio introduzione, strofa e ritornello, oppure come un giro di accordi. Possiamo interrompere una clip cliccando sullo stop nell'editor, oppure utilizzando lo stop sotto la sua traccia. Possiamo anche interrompere e riavviare la riproduzione a livello globale con i controlli nella toolbar. L'avvio delle clip segue il tempo di quantizzazione indicato nella sezione Launch Timing. Questo garantisce che le parti vengano avviate sempre a tempo con il resto. Sketch fornisce due tipi di tracce, audio e instrument, riconoscibili dall'icona in alto a sinistra. Il limite totale è di 16 tracce. Per creare una nuova traccia clicchiamo sul più e selezioniamo il tipo. Cliccando con il tasto destro sul nome di una traccia possiamo duplicarla, eliminarla o aprire le sue proprietà per rinominarla o cambiarne il colore. Nelle tracce audio è possibile importare sample e loop o registrare nuovo materiale. Per importare un file apriamo il browser sulla sinistra. Selezionando Sound Library cerchiamo sample e loop all'interno della libreria di Sketch. Nella tab Browse possiamo invece navigare nel computer e trovarne altri. Qui possiamo ad esempio trovare l'Avid Loop Masters Sample Pack o i Sonic Drop inclusi nella subscription di Pro Tools. Nel browser possiamo riprodurre e interrompere i file cliccando sull'icona del Play. Per riprodurli al BPM dello sketch attiviamo il tasto con l'icona del metronomo. Dopo aver trovato il file lo trasciniamo in uno slot vuoto di una traccia, al posto di una clip già esistente sostituendola, oppure in uno spazio vuoto della finestra per creare una nuova traccia. Per registrare un segnale in una traccia audio, dobbiamo prima impostare il giusto input dei controlli in alto a sinistra. Possiamo selezionare un ingresso dell'interfaccia audio o un bus proveniente da una sessione di Pro Tools. Cliccando sull'icona del microfono possiamo attivare l'input monitoring per l'ingresso selezionato. Se vogliamo ascoltare un metronomo durante la registrazione, possiamo attivarlo con il tasto in alto a destra. Mettiamo in record la traccia e clicchiamo in uno slot per avviare la registrazione. Clicchiamo nuovamente per interromperla. Anche avvio e interruzione della registrazione seguono il launch timing impostato nella toolbar.
Dopo aver importato o registrato del materiale, possiamo utilizzare l'editor per modificarlo. Visualizziamo l'editor facendo doppio clic su una clip. Cliccando sul nome di una clip è possibile modificare le sue proprietà. Con il tasto Loop scegliamo se la clip vada in loop o venga riprodotta una singola volta. Con i due potenziometri in basso possiamo modificare gain e pitch dell'intera clip. Possiamo usare le due parentesi quadre nel ruler per stabilire quale porzione del file venga riprodotta. Con il tasto Selection attiviamo o disattiviamo la selezione di Edit, che influenza poi il comportamento dei tool a seguire. Troviamo la gomma per cancellare la parte selezionata, il taglierino per separarla e la funzione del Duplicate per ripeterla. La funzione Reverse permette di invertire il tempo della clip o di una sua porzione, riproducendola al contrario. Il Trim permette di nascondere delle parti o recuperarle in un secondo momento. Con Fade possiamo effettuare Fade In e Fade Out. E con Stretch possiamo rallentare o velocizzare le clip. Con l'ultimo tasto sulla destra possiamo scegliere se l'editing segue o meno la griglia visualizzata. La risoluzione della griglia dipende dal livello di zoom, modificabile con i classici shortcut di Pro Tools T ed R, con la rotella del mouse mentre teniamo premuto Option per Mac o Alt per Windows, oppure muovendo due dita in diagonale sul trackpad. Al momento, nelle tracce Instrument è possibile usare solo i Virtual Instrument Play Cell e Synth Cell. In entrambi i casi possiamo scegliere se visualizzare una tastiera o dei pad. Questa sezione è utile per registrare una parte MIDI su iPad. Play Cell è un campionatore che permette di usare vari strumenti, selezionabili dal menu dei preset del plugin. Possiamo modificare il suono dello strumento con i potenziometri disponibili nell'interfaccia o cliccando sull'icona in alto a destra per ulteriori controlli. L'icona del cubo in basso a sinistra permette invece di modificare casualmente i valori dei quattro potenziometri. Synth Cell è un sintetizzatore molto versatile. Anche qui possiamo partire da un preset o usare le tante opzioni disponibili per modificare il carattere del suono del synth. Nelle tracce Instrument possiamo comporre delle parti MIDI con il mouse, importare materiale dal browser sulla sinistra oppure registrare una performance. Per comporre una parte con il mouse, possiamo creare una clip MIDI vuota facendo doppio clic in uno slot di una traccia Instrument. Facciamo doppio clic per inserire una nuova nota. Possiamo spostarla orizzontalmente o verticalmente per cambiare tempo e pitch, e possiamo trascinare dai bordi per modificarne la durata. Se abbiamo bisogno di modificare più note, possiamo selezionarle tenendo premuto Shift. Se spostiamo le note tenendo premuto Option per Mac o Alt per Windows, le duplichiamo. Con le frecce su e giù della tastiera possiamo cambiare il pitch delle note selezionate. Se aggiungiamo il tasto Shift, le trasponiamo di un'ottava. Attivando il tasto Velocity è possibile visualizzare e modificare le velocity delle note. Tutte le operazioni svolte seguono di default la griglia visualizzata, che come per le clip audio dipende dal livello di zoom. La griglia può essere disattivata per modificare le note senza restrizioni temporali, ma l'inizio delle note MIDI viene comunque quantizzato secondo il valore specificato sulla sinistra. La quantizzazione può essere ridotta o disattivata del tutto modificando il parametro Strength. È poi possibile aggiungere dello swing con l'ultimo potenziometro in basso. La Sound Library sulla sinistra è ricca di arpeggi, linee di basso, accordi o scale da importare all'interno delle clip per facilitare la fase di composizione. Possiamo altrimenti registrare una performance MIDI usando un controller esterno. La registrazione del MIDI viene gestita come quella dell'audio. Appena completiamo la registrazione, Pro Tools quantizza automaticamente le note secondo le opzioni di quantizzazione dell'editor. Dopo aver creato dei contenuti all'interno delle tracce, possiamo iniziare a ragionare sulla struttura della canzone. Per farlo, tornano utili le scene. Le scene in uno sketch sono virtualmente infinite, siamo quindi liberi di sperimentare come vogliamo. Clicchiamo sul più per aggiungere una nuova scena e iniziare a riarrangiare le clip. In alternativa trasciniamo una clip tenendo premuto Option per Mac o Alt per Windows per copiarla in un altro slot. O clicchiamo con il tasto destro e la duplichiamo nella scena sottostante. Cliccando con il tasto destro su una scena possiamo accedere a un menu con alcune opzioni. Da qui possiamo duplicare la scena, eliminarla, creare una nuova scena prima o dopo quella selezionata, oppure creare una nuova scena che includa tutte le clip attualmente in riproduzione. Possiamo anche accedere alle proprietà della scena per poterla rinominare o per assegnarle un colore. Anche la riproduzione delle scene continua in loop finché non clicchiamo il play su un'altra scena o interrompiamo la riproduzione. Se vogliamo ascoltare le scene automaticamente una dopo l'altra per avere un'anteprima della struttura del brano, possiamo passare a lavorare nella sezione Arrangement.
Molto semplicemente possiamo trascinare le scene nella sezione Arrangement. Qui possiamo stabilire l'ordine e scegliere quante volte ripetere ogni scena. Possiamo eliminare una scena dell'arrangiamento cliccandoci sopra con il tasto destro e scegliendo Remove Scene. Cliccando sui tre pallini sulla destra, possiamo invece rimuoverle tutte usando l'opzione Clear All. Dopo aver impostato la struttura, possiamo cliccare su Arrangement. A questo punto, i controlli di Transport comandano la riproduzione dell'arrangiamento. Se siamo contenti del risultato, possiamo cliccare sui tre pallini sulla destra e scegliere Export Arrangement per creare un file WAV con il risultato dello sketch. Per gestire il mix dello sketch, possiamo cliccare sulla tab Mixer. Da qui abbiamo accesso a Fader, Pan, Solo, Mute e Meter delle tracce. In alto abbiamo a disposizione tre insert per ogni traccia per inserire degli effetti. Nelle tracce Instrument, uno slot è utilizzato dal Virtual Instrument, quindi ne restano solo due per gestire gli effetti. Non è comunque un gran problema perché possiamo sempre continuare il mix in Pro Tools. Cliccando su un plugin ci si sposta nella tab Track per poterlo gestire. In alto a sinistra possiamo bypassare o riattivare il plugin. Sulla destra possiamo invece scegliere se visualizzare i parametri in modalità Simple o Advanced. In alto abbiamo a disposizione il menu dei preset. Nella tab Mixer possiamo infine gestire la mandata a un delay e un riverbero, modificabili dalla tab Global Effects. Possiamo anche aprire in contemporanea uno sketch e una sessione di Pro Tools. Questo permette una serie di funzionalità aggiuntive nella gestione del progetto. Per farlo, creiamo o apriamo sia una sessione che uno sketch. Per visualizzare o nascondere la finestra di sketch possiamo usare il menu Window. In alternativa, usiamo lo shortcut Command Option Control Shift 0 per Mac o Control Alt Start Shift 0 per Windows. Attivando il tasto Sync possiamo sincronizzare le due finestre. Riproduzione e registrazione vengono così avviate e interrotte in contemporanea. In caso il BPM di sketch e sessione siano diversi, prende il sopravvento quello della sessione. Se vogliamo, possiamo controllare il segnale finale di sketch all'interno della sessione. Per farlo, selezioniamo un bus di Pro Tools come output in alto a sinistra nella finestra. Creiamo dunque una traccia AUX nella sessione, selezionando quel bus in ingresso. Eventuali modifiche apportate alla traccia AUX influenzano quindi il suono dell'intero sketch. Possiamo altrimenti trascinare una clip, una scena o l'intero arrangiamento da sketch alla sessione. In tutti i casi, Pro Tools crea un file audio stereo con il risultato del segnale di ogni traccia. Se trasciniamo una scena o l'arrangiamento, ritroveremo in Pro Tools tutte le tracce di sketch, anche se prive di clip. Questo permette di mantenere le sequenze così come erano impostate in sketch. Se le due finestre non sono in sync e hanno BPM diversi, Pro Tools crea delle tracce audio tick-based con l'elastic audio abilitato e le clip adattate al BPM della sessione. Possiamo anche trascinare delle clip dalla sessione a sketch. Per quel che riguarda l'audio, possiamo trascinare solo clip stereo interleaved. Eventuali fade vengono eliminati nell'importazione. Possiamo invece spostare tranquillamente delle clip MIDI dalla sessione a una traccia instrument di sketch. Salvataggio, chiusura e apertura della sessione e dello sketch sono indipendenti tra loro. Attivando l'icona della puntina in alto a destra, possiamo però fare in modo che lo sketch resti associato alla sessione e venga riaperto insieme a quest'ultima. Purtroppo al momento sketch non effettua backup automatici, nemmeno se associato a una sessione. Vi consigliamo perciò di salvare spesso. Come abbiamo visto, Pro Tools Sketch è un'ottima aggiunta all'arsenale di Pro Tools e nonostante questa sua prima versione sia piuttosto semplice, l'Avid ha già annunciato una serie di novità come sequencer, strumenti di generazione di note, maggiori effetti e virtual instrument e la possibilità di aprirlo come plugin AAX all'interno di una traccia di Pro Tools.